Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio farvi vedere i libri che ho deciso di portarmi in vacanza, perché alla fine abbiamo deciso di prenderci una decina di giorni per staccare un po', per allontanarci dalla città e dal lavoro e riposarci. Però, siccome quest'anno c'è il Covid, bisogna stare attenti, ci sono comunque delle misure di sicurezza, di distanziamento, abbiamo deciso di fare una vacanza decisamente più tranquilla e riposante. Abbiamo deciso di andare in campagna. Staremo tranquilli, ci riposeremo e quindi, essendo una vacanza in cui rispetto alle altre volte sicuramente staremo fermi di più, ho pensato di portarmi un pochino più libri perché avrò sicuramente un pochino più di tempo. Sono tutti libri che io avevo già in casa, quindi non ho comprato nulla, tranne un libro che però in realtà non è proprio un libro, comunque poi ve lo faccio vedere alla fine e capirete a cosa mi riferisco, perché è qualcosa di un po' particolare. Il primo libro che porterò è Lo scandalo Modigliani di Ken Follett. Io avevo letto solo il terzo gemello di quest'autore, quindi non sono una lettrice appassionata di Ken Follett. Per le vacanze ho pensato che questo poteva essere adatto perché è piccolino come dimensione e soprattutto perché è un giallo e sapete che a me i gialli intrigano. Praticamente racconta la storia di un'insolita caccia al tesoro che si scatena nel mondo dei falsari d'arte per via di una tela di Modigliani che si credeva perduta. Viene descritto come un libro avventuroso, vivace e effervescente, e quindi mi sembra che sia quello giusto per me. Il secondo libro è Blackout di Gianluca Morozzi. Sono delle persone che rimangono chiuse in ascensore fra l'11° e il 12° piano di un grande palazzo. E all'interno di questo ascensore c'è una studentessa, un ragazzo di 16 anni che è appena scappato di casa e un noto serial killer. Quindi, insomma, non so cosa succederà all'interno di questo ascensore, ma se vi seguite da un po' di tempo sapete quanto io apprezzo Gianluca Morozzi, perché è capace di prendere la realtà e di sbattervela in faccia in un modo veramente incredibile. Quindi sono proprio curiosa di sapere che cosa ha pensato per le storie di questi personaggi chiusi tutti quanti all'interno dello stesso ascensore. Poi, dopo tantissimo tempo, ho finalmente deciso di continuare la saga delle sette sorelle. Mi ero un po' fermata perché avevo letto altre cose. In questo caso è la storia di Star, che è la terza sorella, e si intitola La ragazza nell'ombra. Per chi non sapesse di cosa parla, è praticamente la storia di sei sorelle, anche se il titolo è sette sorelle, che sono state adottate, ad ognuna è stata data il nome di una stella, e quando il padre muore, non è uno spoiler perché muore già nelle prime pagine del primo libro, ricevono in eredità un curioso strumento, praticamente un globo, che fornisce loro delle indicazioni, delle coordinate per andare a ritrovare quelle che sono le loro origini. Quindi è molto carino, i primi due mi sono piaciuti, adesso vediamo se mi piacerà anche il terzo, però sono curiosa a questo punto di andare a vedere come andrà a finire questa saga, quindi mi porterò anche questo. E poi l'ultimo libro, che come vi dicevo all'inizio non è proprio un libro vero e proprio, è questo, Quaderno di compiti delle vacanze per adulti. Se avete seguito il mio video sulle novità del mese, mi sembra di luglio o di giugno, non mi ricordo, vi avevo detto che lo avrei comprato perché comunque mi incuriosisce. È praticamente una raccolta di cruciverba, di giochini di logica, di quiz, insomma, è qualcosa che va benissimo per le vacanze. Vi faccio vedere qualche pagina all'interno, vedete, ci sono praticamente dei giochini, dei quiz, delle cose del genere. Qui ad esempio c'è un domino scomposto, poi qui ci sono dei quiz, dei giochini da risolvere, quindi insomma è tutto fatto in questo modo. Ci sono delle storielle, poi ci sono le domande con la soluzione, insomma sono tutti giochini di questo genere. Ci sono anche questi, vedete, fatti in questo modo. Io volevo rilassarmi, ero curiosa, me lo sono comprata e me lo farò in vacanza. Questo breve video era solo per condividere con voi quali libri metterò in valigia. Fatemi sapere anche voi se avete già fatto le vacanze, cosa vi siete portati o cosa vi porterete. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.